cari amici di Fano TV, ben trovati. Siamo di nuovo al Circolo Ricreativo Le Fontanelle, in quella che ormai è diventata la mia cucina, ma anche la vostra, per dare il benvenuto alle signore del Club Cicogna. Allora io vado a presentarvi subito Elisabetta e Marzia, benvenute. Grazie. Allora, cosa facciamo oggi? Dolci di carnevale quale? Le castagnole rotonde all'Archemis. Molto bene. E allora per questa ricetta servono? Farina, uvetta, zucchero, uova, Archemis, limoni e arance, mistra, latte, le dosi. E questi sono gli ingredienti necessari. Andiamo subito alla preparazione. Si parte con l'impasto, munitevi anche voi a casa di un bel recipiente dove unire gli ingredienti. Allora, Elisabetta, con cosa cominciamo? Con le uova. Andiamo allora. Rompiamo le uova al centro del nostro recipiente. Questo è il tuo dolce tipico di carnevale? Sì. Ne fai altri, Elisabetta? Sì, però... Questo è il tuo cavallo di battaglia? Diciamo. Il tuo pezzo forte? Diciamo. Allora, mentre tu sbatti le uova, intanto Marzia grattugia la scorza del limone e anche dell'arancio poi, ok? Naturalmente non trattati, lavati comunque ed asciugati. Noi sbattiamo le due uova per l'impasto, così. Lo zucchero. Lo zucchero. Poniamo lo zucchero. E mentre tu continui a mescolare, io amici a casa vi ricordo gli ingredienti per le castagnole tonde con uvetta e Archemis. Servono due uova, due bustine di lievito per dolci e poi due arance e due limoni non trattati, 250 g di uvetta, una tazzina di anice, 500 g di farina, olio per friggere, Archemis l'abbiamo visto e naturalmente il latte, abbiamo preso due bicchieri di latte, ecco qua, uno e due, ecco qua, e si continua a mescolare. Allora, chi ti richiede più spesso, Elisabetta, di fare questi dolci? Gli amici, i familiari, gli amici del Club Cicogna? Sì, sì. più che altro i familiari, i figli e poi gli amici. Insomma, è la tua specialità. Esatto. Andiamo con l'uvetta, allora. Si unisce adesso. E questa uvetta viene inserita così com'è, insomma, non necessita di ammollo o altro? No. Io non la... No. Niente ammollo, buttiamo direttamente l'uvetta nell'impasto, cerchiamo di distanziare tutti, esatto, tutti gli acini. Ok. Il mistra. Anice, eccolo qua, andiamo a versarlo. Quindi l'impasto attualmente risulta essere molto liquido perché ancora manca la farina, naturalmente. Ok. E per questa ricetta vanno addirittura due bustine di lievito vanillinato, sì, per i dolci. Sì, esatto. Quindi due bustine, questa è la particolarità. Perfetto. Aspettiamo le scorze perché vanno inserite, sì, all'interno, sì, naturalmente, sì, dell'impasto. Qual è invece il tuo pezzo forte in cucina, Elisabetta, al di là dei dolci? Un po' di tutto. Un po' di tutto. Modestia a parte, un po' di tutto. Insomma, sei una cuoca. Oh, bene, bene, bene. Quindi anche gli amici del circolo saranno contenti quando li metti tra i fornelli. Speriamo. Dai, se ti hanno mandata qua da noi, sicuramente sì. Anche questa è una ricetta fritta, naturalmente. Sì. A carnevale si dice che si frigge. Sì. Fai anche dei dolci di carnevale, non so, magari con cottura al forno o diversi da questi? Beh, io... Le castagnole tradizionali, quelle tradizionali, le chiacchiere, queste cose qui tipiche di carnevale. Tipiche di carnevale. Non tante elaborate, diciamo. Beh, va bene, le cose semplici, ecco, sono le migliori. Allora, abbiamo le nostre scorzette pronte che adesso inseriremo nell'impasto. Eccole qua, che servono a dare un aroma e un profumo e un tocco diverso. Perfetto. Il succo non serve, no, vero? No. Soltanto le scorze. Vado con la farina. Sì, aggiungiamo la farina continuando a mescolare. Intanto noi abbiamo alzato la fiamma del gas perché dovremo friggere poi. Dato che questo impasto non necessita di essere steso, ma si frigge a cucchiaio. Allora, due bustine di lievito, oddio,
E se l'impasto risultasse, ecco, un pochino granuloso, come ha detto lei, come si fa? Con un passino uno la... Uno continua così. La farina sarebbe sempre meglio setacciarla, comunque. Sì, in modo sì. tale che eviti la formazione di grumi. Allora, l'impasto è molto semplice. È molto quindi. Semplice. È molto profumato, perché con le scorze degli agrumi devo dire che ha quel tocco in più e deve risultare come molliccio. Ecco, molliccio così. Un po' molliccio, ecco, come si vede dalla nostra telecamera, lo facciamo vedere. Eccolo qua. Deve essere un po' cremoso, insomma. Un po' come l'impasto del ciambellone prima di cuocerlo, esatto, giusto? Esatto, esatto. Perfetto, la consistenza è quella, insomma. Noi siamo pronti per friggere. Noi siamo pronti per friggere e ci mettiamo allora subito all'opera. Dobbiamo friggere con il cucchiaio, quindi significa che l'impasto va preso direttamente esatto. a piccole cucchiaiate e inserito nella nostra pentola con l'olio caldo. E allora andiamo. Possiamo friggere, ecco, più castagnoli alla volta. Ecco, con l'ausilio della mano, quindi esatto. di un dito semplicemente. E quindi vedo che risultano essere proprio piccoli, 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 in modo tale che possano friggersi anche bene. E con questa dose quante persone accontentiamo? Con questa dose accontentiamo più di 10 persone. Benissimo, benissimo. Di solito una quindicina se ne friggono alla volta. Anche perché abbiamo un recipiente abbastanza grande, quindi ci consente anche questo. Dobbiamo girarli durante la frittura? No, girano da soli. Si girano da soli, fanno tutto da soli, qualche minuto, il tempo della duratura. Sui 3-4 minuti, 3-4 il tempo della duratura. Perfetto. Bisogna girarli un po' così, mentre loro esatto. stanno roteando su se stessi. Il nostro fritto di carnevale, castagnole tonde con uvetta e al kermes, che ancora lo dobbiamo vedere, ma più tardi insomma lo utilizzeremo. Da versare direttamente in un piatto e in un altro piatto lo zucchero, perché quello è il tocco finale. Esatto. Direi che ci siamo quasi, Elisabetta, vero? Quasi. Quasi, manca poco. Poco. Hanno già un bel colore, il profumo, non vi dico. E siamo pronti per toglierli dal fuoco, dall'olio e per farli raffreddare. Step finale della ricetta, abbiamo fatto raffreddare i nostri castagnoli e con i guanti passateli prima nell'alchermes, imbibendoli bene per farli diventare rossi e poi il passaggio nello zucchero. Naturalmente Elisabetta si è messa i guanti tipici, insomma, che si utilizzano anche per cucinare, insomma io solitamente cucino tutto quanto con i guanti, però a maggior ragione con l'alchermes, perché insomma, si macchia tutte le mani, se no si macchierebbero le mani. E guardate che belli sono, bisogna farli proprio imbibire bene, però sì, è vero, ecco, sì. per dargli questo bel colorito. E così, insomma, fino al completamento di tutti i castagnoli che abbiamo preparato. Ed eccole qua, belle da vedere, dolci da gustare, le castagnole tonde con uvetta e al kermes. Un giorno forse qualcuno ci toglierà questo dubbio amletico, insomma, se sono castagnole o castagnoli, maschile o femminile non importa. Non importa. Tu come li chiami, Elisabetta, maschile o femminile? Castagnole. Castagnole, quindi sono femmine, va bene, va bene. Allora io ringrazio il Club Cicogna, ringrazio Prego. Elisabetta e Marzia per essersi adoperate, per averci regalato, insomma, una delle loro ricette. Io vi do appuntamento alla prossima puntata con altre dolcezze.